piacciono queste cose di Venti per lo studio dell'atmosfera che svolge attività di coordinamento nel campo dell'osservazione della Terra dallo spazio. Con noi Furio Cerutti, professore di filosofia politica nella facoltà di lettere e filosofia e membro del Dipartimento di Filosofia di Firenze. I lavori di Cerutti seguono tra l'altro la teoria delle sfide globali, armi nucleari e riscaldamento globale. Paolo Saraceno, laureato in fisica alla Sapienza di Roma, è dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astronomia e Astrofisica, IMAP. Dal dicembre 2010 è membro della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale del Ministero dell'Ambiente. L'incontro di oggi chiude la 22esima stagione di Leggere per non dimenticare. Colgo quindi l'occasione per ringraziare tutti i vari autori intervenuti e tutto il pubblico che li ha seguiti, la Biblioteca delle Ambate, il Comune di Firenze, la Regione Toscana, la COP, che hanno sostenuto questa manifestazione. Il libro che Bruno Carli offre alla nostra riflessione è L'uomo e il clima. Da 50 anni si discute su se e come cambierà il clima nel nostro pianeta. Ora sappiamo molto su quello che è successo in passato e sappiamo misurare con precisione i cambiamenti in corso. Ma se da un lato questo ci rende abbastanza capaci di prevedere il cielo di domani, dall'altro la rapidità con cui i fenomeni atmosferici incisivi si manifestano li rende imprevedibili. L'aumento della temperatura media, l'arretramento dei ghiacciai, la fusione delle calotte polari, l'innalzamento del livello del mare sono fenomeni ancora molto piccoli che segnalano una evoluzione del clima diversa da quella naturalmente prevista. È dovuta a una complessa interazione tra civiltà umana e clima. Dunque, se è certo che i cambiamenti climatici hanno plasmato la superficie terrestre e la vita dei suoi abitanti, è altrettanto certo che i cambiamenti contemporanei sono molto veloci. Ma piuttosto che una spiegazione apocalittica del cambiamento, Carli suggerisce che la difficoltà maggiore relativa alle modifiche climatiche possa essere nella capacità degli uomini di adattarsi. Infatti, se l'ambiente dovesse cambiare troppo velocemente, le attività umane in esso sviluppate, in costanza di determinati fattori, potrebbero non essere più possibili. L'obiettivo di questo libro è quindi da una parte identificare l'importanza che il clima e i suoi cambiamenti possono avere per la determinazione di nuovi scenari geopolitici e dall'altra analizzare i meccanismi che caratterizzano il dibattito internazionale. È dunque l'uomo che si trova davanti a una scelta. Adesso ha gli strumenti capaci di modificare a sua vantaggio il pianeta in cui vive. Ma cosa farà di questo suo potere se gli effetti a catena delle sue decisioni, ad esempio il riscaldamento provocato dall'aumento dei gas serra, modificheranno troppo l'ambiente circostante? Cedo la parola a